8 aprile 2014, poco prima che il test di medicina e odontoiatria prenda il via, il presidente della commissione informa la Digos che manca un fascicolo da uno scatolone in cui hanno contenuti i test. Così il test viene fatto partire, ma partono le indagini. Bene, oggi a distanza di poco più di un anno, anzi o meglio il 19 giugno a distanza di poco più di un anno, è stata emanata la prima sentenza di accoglimento che permetterà a quasi 1000 ricorrenti, cioè ragazzi che hanno fatto il ricorso per entrare alla facoltà di medicina, di essere equiparati definitivamente agli altri studenti vincitori di concorso. Questa mattina ne parliamo con Carlo De Matteis, consigliere di amministrazione per la coalizione A. L'università, come ha cercato di tamponare l'ammissione di tutti questi nuovi studenti inaspettati quest'anno? Beh, certamente è stata un'impresa difficile che è iniziata sin dai primi di agosto, in cui c'era stata già informativa del ricorso avvenuto e dei primi ricorsi che erano stati accettati. I tempi si sono inevitabilmente prolungati, nel senso che le lezioni sono iniziate non prima della fine di ottobre, inizio di novembre, e in ogni caso ci sono stati numerosi disguidi legati al fatto che gli studenti aumentavano praticamente di giorno in giorno. Il Policlinico comunque è riuscito, grazie alla collaborazione tra presidente del corso di laurea, allora decano in realtà, rappresentanti degli studenti e docenti, a sopperire a un'ondata di studenti effettivamente mai vista, per numeri più che per presenza effettiva all'interno del Policlinico, in un solo anno, utilizzando 4 aule, laddove precedentemente ovviamente se ne utilizzavano 2, e utilizzando sistemi di teledidattica che sono andati sempre in miglioramento nel corso del tempo, migliorando quella che era la situazione iniziale e in ogni caso la resa della didattica stessa, che non ne ha più di tanto, insomma, patito conseguenze tragiche. Anzi, i docenti, man mano che sono passati i mesi, si sono resi conto come comunque questo fosse un metodo che consentiva in ogni caso, seppur facendo venir meno in alcune situazioni la presenza pratica proprio fisica del docente in aula, di tenere sotto controllo il corso e gli umori, per così dire, degli studenti stessi. La facoltà di medicina sarebbe pronta ad accogliere una nuova emergenza di questo tipo? Questo è da vedere, nel senso che, come già ieri è capitato di dibattere sull'argomento, potrebbe attendersi una nuova ondata di iscrizioni a seguito di coloro che hanno avuto l'accesso nel corso di laurea ormai ratificato con l'approvazione appunto della sentenza del Consiglio di Stato e non avevano ancora effettuato immatricolazione in quanto volevano eliminare quello status di iscritto con riserva. Certamente se si verificasse un'ondata per l'anno prossimo ci sarebbero dei problemi principalmente legati agli spazi, ma non solo a questi, bensì anche al fatto che bisogna necessariamente progettare su scala pluriennale e non semplicemente farlo anno per anno, e avendo il corso di laurea in medicina le peculiarità delle attività pratiche, che sono poi attività di reparto, che in altri corsi di studi ovviamente non sono presenti, e dovendo garantire una congrua formazione agli studenti che sono appunto iscritti al corso di laurea. Carlo, un'ultima domanda. Tu ieri hai detto che è importante tutelare il numero chiuso. Credi che sia reale il pericolo che il rapporto tra medici e posti letto possa essere in futuro falsato? Questo è un pericolo assolutamente reale e non è una colpa ascrivibile agli studenti, alle loro famiglie o all'orientamento fatto in ingresso dalle università, che in questo momento vede medicina come la facoltà più ambita, ma è a livello ministeriale che sarebbe necessaria una programmazione sensata. Medicina vive un problema duplice legato alla doppia strettoia rappresentata dal test d'ingresso per iscriversi all'università, ma non solo. Una volta che i giovani medici laureati e abilitati si confrontano con il test di scuola di specializzazione, vivono una seconda strettoia, che laddove fossero aumentati o addirittura proprio aboliti il numero di posti a disposizione e quindi consentito il libero accesso, si riscontrerebbe poi inevitabilmente con un mondo del lavoro che ha sì dei nuovi medici formati e quindi ovviamente assolutamente contestualizzati nel contesto medico. Impossibile sarebbe espandersi su altri contesti vista l'alta professionalità che esprime il corso di laurea in medicina, e che però inevitabilmente andrebbero poi a piantarsi contro la frontiera numero chiuso delle scuole di specializzazione, tra l'altro con decreti ministeriali che
sono quanto più ballerini possibile in questo momento. Quindi sì, il numero chiuso è importante, ma importante non come principio assoluto, bensì come necessità a fronte di sforzi economici che sono sempre minori, sia per la sanità sia per l'istruzione, a prescindere da chi governa il nostro paese. E in un contesto in cui si crea un tasso di disoccupazione sempre maggiore, tutelare la professione medica è fondamentale, in quanto è fondamentale oltretutto prepararsi alla curva di pensionamento che avremo forte nel 2017 con quasi 100.000 pensionamenti in tutta Italia, che inevitabilmente ci porta sia ad avere un'emergenza medici. Quindi è pur vero che c'è un'emergenza medici ormai significativa, soprattutto se lo si va a guardare, si va a guardare il prossimo triennio, tuttavia è imprescindibile considerare che va tutelata il congruo numero di medici necessari per sopperire alle mancanze effettive della sanità, nonché anche per rendersi conto che il rapporto medici posti letto disponibile all'interno di ciascuna regione è ben diverso dalla semplice introduzione del numero chiuso, che ha caratterizzato altri corsi di studio con criteri AMBUR che sono completamente differenti e mirano esclusivamente alle risorse interne degli atenei e alla didattica, e che quindi non è basato, contrariamente a queste realtà, su parametri meramente patrimoniali interni all'università, cioè di docenti, nonché economici, nonché di numero di iscritti, ma è più che altro basato su bisogni del territorio in termini di sanità, e quindi in questo si vede lo stretto rapporto che deve necessariamente esserci tra Ministero della Sanità e Ministero dell'Istruzione, e che in questo momento vede un rapporto assolutamente sbalzato, pur con un ricorso che è stato sacrosanto a seguito di irregolarità palesi e che non devono necessariamente mai più manifestarsi. Io ringrazio Carlo De Matteis, consigliere di amministrazione Uniba per la coalizione App. Grazie veramente Carlo di averci accompagnato questa mattina e soprattutto di averci concesso qualche spiegazione di più fondamentale per i non addetti ai lavori. Grazie a voi, buona giornata.